Sì, lo crediamo. Mandela. Lascio illuminare le... ringrazio di cuore. Attenti! Presentat! Arm! Signore e signori, siamo qui riuniti oggi in questo luogo testimone d'amore e di luce per unire in matrimonio il generale supremo della gloriosa Gilda d'Arme, nonché marchese del Ducato d'Elavia, Eskel VII, e la gran sacerdotessa di Elaudia, nonché duchessa del Ducato d'Elavia, in matrimonio, con il benestare degli dèi e con il potere conferitomi dalla capogilda nazionale e somma sacerdotessa, iniziamo questa cerimonia. Porgete gli anelli. Non sono due comuni anime che oggi mi accingo a unire nel matrimonio, ma due nobili, e dunque a Kalairos che chiedo la benedizione. Kalairos, o re dei re, benedici quest'unione dinanzi alla tua luce. Sia fatta la sua volontà. Uomini coraggiosi, donne valorose, non a caso chiedo a te Keleifenes, grande e furente vendicatrice, signora di ogni battaglia e di ogni vittoria, di benedire quest'unione dinanzi alla tua luce e dinanzi alla tua furia. Benedici quest'unione, Keleifenes. Sia fatta la sua volontà. Ad Icoptos per il glorioso generale e ad Elaudia per la sua lucente sacerdotessa. A voi chiedo di benedire quest'unione, a te Icoptos con la tua forza, a te Elaudia con la tua luce. Sia fatta la sua volontà.
un altro dei compiti che mi accingo ad eseguire è quello di riportare in auge la sovranità su Elavia. Come molti di voi sapranno, il susseguirsi interminabile di uomini e donne che hanno assunto un titolo nobiliare ad Elavia è così lungo da riempirci intere biblioteche e catasti. E il fallimento di questi uomini e donne è dovuto a un semplice ed innegabile fatto. Mai gli dèi hanno benedetto la loro sovranità e mai un uomo o donna che sia privo di sangue nobile potrà mai sedere con successo e lungimiranza in qualsiasi trono. E dunque dinanzi agli dèi che loro mi siano testimoni e che se io dica il falso puniscano me, io riconosco in Meredith Kalevala, una nobile di sangue e di nascita, poiché lei è luce e guida naturale di tutti coloro che la circondano, poiché mai le sue decisioni sono state ingiuste o avventate. Lei è illuminata dalla saggezza che un nobile ha per diritto e per nascita. Stessa cosa mi accingo a dire di lei, Eskel Septim, già stato barone di Drepani in quel che fu, e ingiustamente deposto. In lei riconosco il diritto di regnare e di governare. Io nomino a te, Meredith Kalevala, prima del tuo nome e gesta dell'Avia. Io nomino te, Eskel Septim, primo del tuo nome, Aceste dell'Avia. Giuri tu, Meredith Kalevala, e gesta prima, dinanzi agli dèi, di onorare l'unione con il generale Eskel, Aceste primo, di amarlo e rispettarlo finché morte non vi separi? Giuri tu, Eskel Septim, generale supremo e Aceste dell'Avia, di rispettare e onorare finché morte non vi separi Meredith Kalevala e gesta prima dell'Avia? Giuro. Scambiatevi gli anelli. Che mai nessun uomo o donna, orco, elfo o nano, che mai nessun mortale si accinga a disfare ciò che gli dèi tramite me hanno oggi benedetto con questi anelli. Che mai nessun nome si sostituisca al vostro, alla guida dell'Avia, finché le vostre vite saranno al vostro interno, finché il soffio della vostra anima brucerà ardente dentro di voi. Mai nessuno osi disfare ciò che oggi è stato compiuto. Con questo io vi dichiaro marito e moglie. Un applauso. Può baciare la sposa. Attenti, avanti!
secondo. Scudo, spada! Picchetto, rompere le righe! Questo